E come avevamo promesso all'inizio, la parola al primo cittadino, al sindaco Alessandro Valliano. Prima cosa devo ringraziare tutte le persone che non fanno parte direttamente della banda comunale di Porta Comaro, ma che hanno voluto dare supporto alla banda per rendere ancora più bella questa manifestazione. E volevo un applauso per tutti loro. Altra cosa che dico è che alla banda ci tengo in particolar modo, perché per chi ha visto nella sede della banda le foto vecchie della banda, una delle prime foto dove era presente la formazione della banda di tanto tempo fa, quasi un secolo fa, è scattata davanti alla casa dove oggi abita mia mamma. Lì c'erano dei nostri parenti e un mio parente era una delle persone più attive nella banda comunale di allora. Io non ho mai suonato uno strumento, mi piace la musica, mentre mio figlio, il più grande, ha iniziato da qualche anno a suonare uno strumento musicale. Tanti ragazzini a Porta Comaro stanno iniziando questo percorso musicale. Penso che la musica, in cui guardo gli adulti, sia sicuramente un modo per potersi distrarre da tutte quelle che sono oggi, diciamo, le variabili non troppo interessanti della vita. Oggi i ragazzini magari sono più portati a usare i social network, io li uso molto, quindi non voglio dire che sono una cosa cattiva e malvagia, ma bisogna rendersi conto che la realtà e la cultura la si forma e la si costruisce attraverso dei percorsi come quelli che la struttura della banda musicale sta portando avanti con i ragazzi da anni. È molto bello vedere appunto tante persone impegnate in prima persona. Ho avuto modo, come diceva prima il presidente della banda, Andrea Ottenga, di incominciare a frequentarli di più, perché un conto è vivere esclusivamente prendendo questi concerti come qualcosa di molto positivo e molto interessante, ma loro fanno dei lavori veramente lunghi e impegnativi durante tutto l'anno. Dico due parole in più perché mi hanno detto che si deve preparare il coro e quindi allungo il discorso. Vi dico che la banda musicale organizza dei corsi, come sapete, nella Casa della Musica. Questi corsi fanno sì che 200 persone a settimana vadano nella Casa della Musica e partecipino appunto a questi corsi e questa formazione. Questo fa sì che dietro ci sia veramente tanto sforzo da parte di tutti. Penso di essere arrivato quasi al dunque. Vi ringrazio ancora a tutti i presenti. Dico ancora una cosa per le persone di Giaveno. Io Giaveno la conosco benissimo. Adesso vi dico dove lavoro, vi chiedo la cortesia che non partano gli insulti. Io lavoro al CDU, sono un funzionario del CDU, da 15 anni che vengo nelle vostre zone, io non mi occupo delle raccolte urbane, mi occupo di tutto il resto, quindi rifiuti speciali eccetera. Però ho avuto il piacere di frequentare più volte il vostro comune, è un comune splendido, è una vallata meravigliosa. Sono contento che siate venuti qua, ho cercato di contattare il vostro sindaco, ma ho provato proprio solo negli ultimi giorni, è impegnatissimo, non è riuscito a venire. Portategli i miei saluti, andrò a trovarlo prossimamente. Grazie. Ringraziamo il vostro sindaco. Però facciamogli un applauso più convinto, insomma.